come preannunciato oggi, insomma, è il 25 novembre, quasi inevitabile anche per noi, no? Parlare di questa giornata che è stata dedicata, non a caso, insomma, alla lotta contro la violenza sulle donne, in particolare il femminicidio. E tra quanti in ambito sportivo hanno immaginato di muoversi, di sostenere quest'idea, c'è l'UISP, e noi abbiamo con noi il presidente Vincenzo Manco. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno Sandro, grazie a voi. No, grazie a voi che insomma non mancate mai, devo dire, di essere sensibili a moltissimi temi. In questa giornata avete deciso di sottolineare, e non soltanto tra l'altro in questa giornata, no? Questo elemento che caratterizza in modo costante il vostro agire a livello, no? Diciamo non soltanto nella giornata deputata, però ecco, oggi ci sono una serie di sottolineature che avete voluto mettere in atto. Sì, noi non perdiamo mai l'occasione di essere presenti in giornate, appunto, tra l'altro di dimensione internazionale come questa. Beh, sai, noi siamo coloro che hanno già nel 1987 predisposto una carta europea dello sport, l'abbiamo anche sottoposta a quella che fu allora la valutazione del Parlamento europeo, con una, diciamo, direttiva anche particolare, e poi reiterata questa nostra azione per la Carta dei diritti delle donne nello sport anche, diciamo, qualche anno fa, risottoponendola e quindi rilanciandola al Parlamento europeo. Questa è una politica della UISP, la politica per la parità di genere, particolarmente sensibile, a cui teniamo tantissimo, perché sappiamo tutti, lo anticipavi tu prima Sandro, insomma, nel mondo dello sport l'elemento della parità di genere, come dire, è molto lontano dall'essere realizzato. Quindi noi costantemente nella nostra storia abbiamo sempre inciso con azioni concrete, progetti, attività, formazione per la costruzione di una diversa cultura sportiva che fosse appunto inclusiva, più inclusiva e assolutamente paritaria. Sì, diciamo che insomma comunque lo sport, a livello olimpico per esempio, no, si è dato moltissimo per la parità di genere, è stata probabilmente uno degli elementi di lancio, no? Adesso non voglio andare a parlare di Fanny Blankers-Cohen, la mamma volante del 48, però insomma ricordare che la prima Olimpiade in cui il Comitato Olimpico Internazionale è riuscito a far sì che non vi fosse un'esclusione a monte delle donne nelle squadre dei paesi è stata Londra 2012, quindi un percorso lungo, un percorso che ancora è, sarà lungo, in cui però lo sport in qualche maniera ha incarnato anche, no, l'elemento stimolante primo, cosa declinata anche qua da noi. Assolutamente, tenendo conto che su questo, lo dico con estrema franchezza, conosci da tanto, e la UISP è conosciuta da tanto, partendo da una nostra autocritica, no? Quindi sarebbe facile dire per esempio che non esistono presidenze al femminile delle federazioni in questo paese, ma purtroppo non ci sono, quindi partiamo anche dalla stessa UISP, come dire, no? Esperienze che vedono all'interno degli enti di promozione sportiva, per esempio presidenze nazionali al femminile, anche se noi fino a poco tempo fa abbiamo avuto la presidenza del Consiglio nazionale, diciamo, al femminile, che è responsabile tra l'altro delle nostre politiche di genere della UISP. Però sì, siamo lontani. Io credo che sia necessario ancora di più, come la UISP cerca di fare, non solo appunto aumentare, incidere, investire in una cultura inclusiva e paritaria all'interno della pratica sportiva, ma costruire reti. Noi per esempio costantemente siamo nel rapporto diretto per quanto riguarda per esempio l'utilizzo del linguaggio contro ogni forma appunto anche di espressione del linguaggio violenta o sessista che possa essere, quindi questo rapporto con l'associazione Giulia delle giornaliste, così come con tutta la rete dei centri antiviolenza, della rete Dire, appunto della violenza contro i centri antiviolenza appunto sulle donne. Quindi questa anche necessità, ecco, come mondo sportivo di contaminarsi, noi lo viviamo costantemente e crediamo che lavorare in rete sia un modo non solo per evidenziare il problema, ma anche per cercare di risolvere e trovare appunto soluzioni comuni. E approfitto di te perché insomma non so se si è conclusa, ma insomma era prevista qualche minuto fa, insomma quasi un'oretta fa, la conferenza stampa del ministro Spadafora. Tu non l'hai seguita? No, perché fino a due secondi prima, peccato, del nostro collegamento non era ancora attiva. Ah, quindi però, allora insomma era annunciata alle 11:30, diciamo, però ma non c'è ancora stata. Però mi permetto una sola battuta se possibile,
Insomma, se si perde l'occasione, come purtroppo questo pare essere dopo il Consiglio dei Ministri, di avere una riforma della governance del sistema sportivo italiano, beh, questo è un'occasione persa per l'intero paese di ammodernare soprattutto quel mondo e di costruire i presupposti per liberare le migliori energie dell'associazionismo sportivo italiano. Il sistema sportivo italiano è ancora un mondo chiuso, ha bisogno di aprirsi, ci sarebbe la volontà di tutti, non solo quella della WISP o di altri enti di promozione sportiva che hanno spinto perché questa riforma avvenisse. Questa riforma pare, almeno quella legata alla governance del sistema sportivo, non essere arrivata a conclusione. Ecco, noi questo lo sottolineiamo come un grave problema di ritardo che ancora di più accentuerà quello che è la percentuale di alta sedentarietà che abbiamo nel nostro paese, di quella che è la ridistribuzione delle risorse su tutti gli organismi sportivi e quindi sull'associazionismo sportivo di base, e la possibilità davvero di incentivare una cultura sportiva che sia una cultura sportiva moderna, che guardi all'Europa e che non porti. Guarda, staremo a vedere, perché insomma adesso arriva un flash da agenzia in questo istante che dice, una dichiarazione di Spadafora, dice non è una riformina, queste norme avranno un impatto enorme. Tra l'altro, visto che per esempio per quanto riguarda lo sport paralimpico ci sono ulteriori novità, per cui no, per quanto riguarda i gruppi sportivi militari è una storia molto lunga, e con Pancalli sono stati fatti passi enormi, però adesso arriva, no, questo ulteriore sigillo, che è un elemento, insomma, positivo. Mi permetto di sottolinearlo perché è un mondo che conosciamo bene ambedue, no? E insomma, il fatto che gli atleti paralimpici possano accedere nei gruppi sportivi, nei gruppi militari e nei corpi civili dello Stato è un elemento, insomma, rilevante. Staremo a vedere, perché è chiaro che è molto complesso. Poco fa abbiamo parlato con Mauro Berruto, quindi tu conoscerai, no, questa sua iniziativa, iniziativa, non è l'unico, no? Il manifesto per lo sport. E ho anche detto che qualcuno, no, come capita anche a voi, ha anticipato tutto questo facendo per esempio lo sport all'interno dei condomini, no? Voi siete in grado in Lombardia e adesso andrà a Macchia d'Olio, spero, anche in altri luoghi del paese, è cominciato lì molti anni fa. È un modo, no, per far sì che se il cittadino non può andare allo sport, lo sport in qualche modo va al cittadino, ed è un elemento che combatte quello che dicevamo, quindi per esempio l'obesità, la non attività, la poca cultura sportiva intesa in senso ampio e generale. Comunque, tornando un pochino, no, a questo nostro 25 novembre, per chiudere, diciamo che fra le tante cose che può fare lo sport c'è quella di dare una diversa misura del rapporto fra uomo e donna, oltre che fra uomo e uomo, insomma, no? Assolutamente, credo che sia arrivato tra l'altro anche il momento, ecco, di creare le condizioni, tutti e soprattutto coloro che sono, diciamo, responsabili, ecco, di organismi sportivi, del mondo sportivo, di riuscire costantemente a declinare, ecco, opportunità e a declinare soprattutto formazione. Io credo che ci sia bisogno di formazione costante sulla parità di genere per lavorare sull'autostima, sul rispetto, sulla padronanza di sé e del proprio corpo nel rapporto con gli operatori e soprattutto con i dirigenti. Se noi facciamo questo, ripeto, esportandolo anche all'interno di un sistema di rete, prima o poi riusciremo anche a raggiungere risultati che sono ormai necessari e che sono conquista di civiltà anche per il nostro paese. Grazie Vincenzo, grazie a Vincenzo Manco, il presidente dell'UISP. Grazie a voi. Buona giornata. Buon lavoro.